Madonna! Le donne. E poi? Io ho detto le donne. E mo? State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai cucire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tu fanno gomme, più sicuri si va, tu fanno è grande, esperienza ti dà, segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Radio.0 Campania Radio Sport. Fuori gara! Siamo pronti con le ultimissime di NapoliMagazine.com. Dunque, quindi, ergo, salutiamo il direttore Antonio Petrazzuolo. Buon pomeriggio, Michele, a te e a tutti gli ascoltatori di Così a Napoli. Sei in tournée? No, sono dal Barbiere. Ah. Quindi, meglio di così si muore. Quindi, insomma, dal Barbiere solitamente, vedi, tu sei troppo giovane per sapere certe cose. Ma il Barbiere, sì, soprattutto. Anzi, risvegliamo anche i Barbieri ufficiali di Antonio Petrazzuolo. Chi è? Come si chiama? Sono Ciro e Rotterdam. Li salutiamo affettuosamente. Volevo dire che un bel po' di anni fa. Probabilmente gli hanno infilato la forbice nelle orecchie. Stava già giocando in anticipo la Supercoppa italiana che torniamo con 10 agosto. Infatti, senza Cavani, però. Antonio, guarda che c'è qualche problema sulla linea, insomma. Mi sposto. Bravo. Vedi se adesso mi senti. Adesso ti sento molto meglio. Volevo dire. Dicevamo di Cavani, per sapere. Sì, no, ma volevo dire una cosa, che il Barbiere, ai bei tempi d'oro, era un po', come dire, una fonte di informazione per tutto quello che succedeva in città, perché dal Barbiere un po' tutti quanti, sai, sono un po' più rilassati e raccontano più volentieri le loro cose o le cose di cui sono a conoscenza, ed era quasi un'agenzia di informazione. Ora è un po' cambiato perché tutti quanti vanno di corsa, però insomma sei nel posto giusto per questo collegamento, caro direttore. Allora, veramente sempre faremo anche un po' di filo diretto dal vivo. Allora, parliamo di Cavani perché Enzo Cavani si troverà alle Olimpiadi con l'Uruguay proprio l'11 agosto e ricordiamo che lo stesso giorno si giocherà anche la partita con la Juventus, quindi sarà una bella sfida quella che attende il Napoli. Allora molti si chiedono: ma Cavani ci sarà o non ci sarà? Allora De Laurentiis che cosa sta facendo? Sta pensando di chiedere un rientro anticipato del Matador, quindi non è da escludere. Poi c'è l'altra opzione, ma noi non possiamo dare il male a una nazionale, cioè certo. L'eliminazione anticipata dell'Uruguay dalle Olimpiadi, faremo direbbe dietro di Cavani. Che non è, Antonio, augurare il male a una nazionale, ma nella statistica c'è, insomma, che una nazionale anche forte possa uscire, insomma, non. Certo, ci sta. fa parte del gioco. Però abbiamo anche un'occhiata al calcio mercato della Napoli, prima di fare questo filo diretto con gli amici di Barbiere. Perché? Perché c'è un giocatore che si è proposto al Napoli come alternativa proprio al Matador, si tratta di Maxi Lopez, che nella stagione ha giocato con il Milan, vedremo se si chiederà questa trattativa, fermo restando che c'è stato un contatto iniziale proprio tra gli agenti del calciatore e il Napoli, però ad oggi è nulla di concreto, vedremo se nelle prossime ore ci sarà un'accelerata oppure no. Per quanto riguarda la difesa invece dovrebbe esserci un ammiccamento con Gamberini, che nella passata stagione ha indossato la maglia della Fiorentina, capitano viola in scadenza, potrebbe essere uno dei rinforzi per la difesa del Napoli. E poi a centrocampo si parla tanto di Diarra del Real Madrid, abbiamo controllato, non c'è nulla di vero, è soltanto una voce. Per il resto? Per le uscite per il, resto, per il resto ricordiamo sempre questo tormentone Alice Sokol del Lione, anche qui non trova conferme questa voce, fermo restando che il Napoli è interessato e potrebbe esserci qualche novità proprio nella fine settimana. In uscita invece, Antonio?
in uscita, per ora non ci sono aggiornamenti. Si è parlato di interessante della Roma per Insigne, ma il Napoli la sta a scappare la Roma dicendo ci sono 15 milioni di euro, e forse sbagliano, e quindi Insigne resta a Napoli. Ovviamente Insigne non si discute nemmeno, però Antonio io ti chiedevo più che altro se ci sono... Chiedevi di Lavezzi? No, di Lavezzi, ma nemmeno di Lavezzi. Ormai non ci interessa più. Non c'è nessuna novità. A proposito, ti faceva i complimenti Roberto Conte prima per quello che hai scritto per l'estate lavorativa, insomma, quindi si complimentava con te. No, Lavezzi oramai ha acclarato il suo futuro, insomma, aspettiamo soltanto l'annuncio. Io più che altro ti chiedevo su quei giocatori che hanno un mercato sicuramente meno importante, che hanno meno pretendenti rispetto a quelli che potrebbero esserci, che ci sono stati per Lavezzi e compagnia. No, per ora niente di nuovo, Michele, diamo anche informazioni certe, però io prima di salutarvi devo ascoltare un po' il cuore pulsante di Napoli, sentiamo un po' la voce dei tifosi e cosa dicono in questo calcio mercato di Napoli. Buon pomeriggio a Salvatore. Ciao Salvatore. Secondo me il calcio mercato sarà un flop, ecco, quindi ecco, è deciso, già parte con pareri negativi. E poi chiedo l'intervento adesso di uno dei barbieri. Dov'è? Eccolo, Roberto, vieni qua. Roberto, vieni qua, parliamo un po' del Napoli. Sentiamo la voce dei tifosi. Roberto, innanzitutto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Antonio. E allora, come vedi questo calcio mercato del Napoli? Ancora sì, non c'è stato nessun annuncio ufficiale, c'è solo il pocio che va al Paris Saint Germain. Io penso che ancora un po' presto per dire delle cose. Comunque c'è questa opzione, intanto si va a parlare di Giovinco, Ocobon, e poi no, dobbiamo sempre il nostro presidente chi di giovane di spendere o no. E poi c'è Insigne, tu avresti fiducia oppure no? Sì, io direi fiducia Insigne è quello giovane che abbiamo mandato l'anno scorso, Vargas, che mi piace tanto quella là. In perfetta linea con Aurelio De Laurentiis, che dice diamo spazio a parte Cavani, Insigne e Vargas. Anche perché io dico che il calcio oggi è giovane e quindi devono andare avanti i giovani. Quindi avanti ai giovani. Grazie a Roberto che trovate in Viale dei Pianeti, numero, vediamo un po', 20. Ah, sei andato proprio fuori a vedere il numero, guardate. Sì, sto fuori perché ne trovo. Per chiudere, Antonio, Pasquale Riccio ti chiede: ho appena letto sul web di un accostamento al Napoli del calciatore del CSKA di Mosca che gioca sia come prima punta che come seconda punta. Il suo nome è Seydou Doumbia. Sai, ho visto alcuni filmati ed è proprio bravo e sicuramente sarebbe un buon sostituto di Lavezzi. Potresti chiedere al direttore Petrazzolo oggi durante la trasmissione su Radio.0 lumi su questo calciatore? Grazie. Cioè, parliamo di Doumbia. Sì, Seydou Doumbia. Molti dicono che è il nuovo Drogba, quindi promette bene. Però stiamo parlando soltanto di filmati visti sulla rete, quindi poi il campionato italiano è un'altra cosa, bisogna capire anche la bontà del giocatore in una realtà del genere. Direi prima di salutare però l'ultimo intervento lo faccio a volo con l'altra metà dei miei barbieri storici che mi hanno visto crescere con Cio. Cio, vieni qua un attimo, in piena attività. Ciao Cio, buon pomeriggio. Buonasera, buona a tutti i tifosi. Anche Cino, allora, secondo te lo esperienze di Champions League sono stati, no? A tornare in vista, ma sì, dai, tutto sommato la cosa bella che è Napoli è più un sogno, ma in realtà e quello che abbiamo vinto sarà una strada ancora per fare cose che vuole venire, come lo scudetto e tante altre cose. Benissimo, grazie mille Ciro. Antonio! Ci siamo. Ah no, non ti sentivo più, ho detto, insomma, gli stanno tagliando anche la testa, chissà, insomma. Cioè, ma qua siamo in diretta che stanno lavorando, o stanno in pausa. Assolutamente. Antonio, allora noi ci risentiamo domani, e domani, come tutti quanti sanno, è la giornata dedicata a Napoli Magazine. Michele, tra l'altro, abbiamo vinto la Coppa Italia, mi sono rasato quasi a zero all'Amici, quindi vogliamo una foto sul Napoli Magazine, mi raccomando. Ovviamente gli autori sono loro. E allora aspettiamo una foto,
una foto Twitter, magari facciamo una no su Facebook, che significa? Io non sono ancora non sono ancora twittato, quindi insomma voglio vederti su Facebook, su Facebook. Bene Antonio, buona giornata, a domani. Un abbraccio a tutti e forza Napoli. Noi ci rivediamo stasera in TV alle 20.45 su Telecheri per Corner, il talk show dovrebbe essere l'ultima puntata, perché questa dovrebbe essere l'ultima settimana, poi la solita pausa estiva e riprenderemo chiaramente con la ripresa delle ostilità. Da Michele Sibilla, buon pomeriggio e forza Napoli! Radio Punto Zero ha presentato Campania Radio Sport. Campania Radio Sport. Fuori gara! Madonna! Le donne, io ho detto le donne. State scherzando, non lo dite più una parola del genere, sapete? Poi andiamo a cucire. Io ho detto le gomme. My amor. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.